Nel 2010 lo Stato oscuro ha ottenuto un testo della Fondazione Rockefeller per il piano della legge marziale e un metodo permanente per il controllo totale sui cittadini. Per guadagnare un controllo totale come una prigione per l'intera popolazione. Mentre guardate questo video, ricordate che lo Stato oscuro ha architettato questo schema nel 2010, come l'istituzione dominante ha un sacco. Non si fermeranno davanti a niente per completare la loro attrezzatura per il controllo. Una delle cose che hanno dimenticato di questa attrezzatura sul controllo totale è stata la quarantena e il coprifuoco. Il punto è che arrivare ad avere centinaia di migliaia di persone infette serve per creare la fase successiva per il controllo. Adesso, una delle cose che voglio mostrare per confermare le mie affermazioni, ecco qui, il documento della Fondazione Rockefeller. La Fondazione Rockefeller, dove potete zoomare, sopra il mio dito si legge Scenario per il futuro della tecnologia e sviluppo internazionale della Fondazione Rockefeller. Bene, nel 2010 hanno pubblicato questo, la Fondazione Rockefeller, e qui dicono: un mondo di controllo governativo dall'alto verso il basso e una leadership più autoritaria, con innovazione limitata e crescente respingimento di cittadini. Ok, la Fondazione Rockefeller, questi sono esperti di morte. La pandemia ha avuto anche un effetto letale sulle economie. La mobilità internazionale di persone e merci ha subito un arresto. Debilitare le industrie come il turismo e rompere le catene di approvvigionamento globali. E vi vogliono a casa, nella vostra casa, davanti al televisore, e già lo fanno. Anche a livello locale, i negozi e gli edifici per gli uffici normalmente affollati sono rimasti vuoti per mesi. Sembra come l'apertura di un monologo di un film disastroso. Giusto? Tuttavia, alcuni paesi hanno ottenuto risultati migliori, in particolare la Cina. Un totalitarismo oppressivo, il regime cinese, come un esempio di quello che abbiamo bisogno di fare, è ovviamente la classe dirigente qui. Ama il regime cinese perché loro hanno le dimostrazioni della loro classe dirigente, la forma più efficiente di autorità del capitalismo, un capitalismo autoritario. Dall'uso obbligatorio delle mascherine ai controlli della temperatura corporea negli ingressi negli spazi comuni, come stazioni ferroviarie. Pensate ai vostri corpi. Per prendere la metropolitana, sì, stai dicendo che passeremo attraverso questo? Assolutamente, assolutamente. Anche ai supermercati vogliono misurare la temperatura, anche ai supermercati. Praticamente dicono che vogliono costruire un sistema dove qualsiasi movimento che fai possono vederlo. Non puoi avere cibo? No. Anche dopo la pandemia, che la pandemia è svanita, resterà questo controllo e supervisione autoritaria sui cittadini e le loro attività bloccate, persino intensificate. I cittadini hanno rinunciato volontariamente a una parte della loro sovranità e della loro privacy. Ci sono troppe persone della popolazione che bisogna eliminare, per rispondere alla tua domanda di prima. Usano la parola depopolazione, che è diversa. Depopolazione significa uccidere persone che esistono e si tratta di minerali, perché abbiamo bisogno di minerali. Vogliono arrivare ad avere più controllo, più coprifuoco, e si tratterà di coprifuoco e di quarantena. Cosa possono fare le persone? Che speranze hanno in 30 secondi? Svegliarsi, imparare a combattere questi bastardi al governo.